Roby. Oh vai, fammi sentire il suo vino russo. Oggi non andiamo in Russia, ma andiamo nell'Italia centrale, in Umbria, dagli amici di Colbacco. Perfetto. E assaggiamo il loro vino rosso, il quarto protocollo 2020. Vino composto da Syrah e Merlot. Andiamo assaggiamo. Assaggerei subito perché mi dà l'idea che sia un bel vino. Anche secondo me. Sì, eh? Però, intanto assaggiamo. E vi dirò di più. È un bel vino. Un sì, gran vino. Non mi davvero sono sbagliato. Direi, innanzitutto, il Syrah in questo vino qua, oltre a dare la classica nota pepata, la classica nota, diciamo, speziata, dà anche veramente un gran frutto. Frutto maturo, un frutto bello in evidenza, questa ciliegia croccante e poi la nota vegetale del Merlot, che secondo me chiude un po' il cerchio. Sì, bel connubio di cose senza mai perdere la grandissima bevibilità e la voglia di bere. E questo è un vino da bere. Vero. Quindi, e sottolineerei che comunque noi abbiamo visto l'evoluzione di questo vino. Giusto. Perché noi l'abbiamo assaggiato ad aprile, mi sembra, fine aprile, sì, quando siamo andati a trovare i ragazzi, era appena stato imbottigliato e già ci era piaciuto, insomma già si capiva che aveva del potenziale. A distanza di qualche mese riandiamo all'assaggio, scopriamo che è un vino pazzesco, davvero, è assolutamente in fase di crescita, come si potrebbe dire, in rampa di lancio. In rampa di lancio. È un vino che sarei curioso di riassaggiarlo non tra qualche mese, ma addirittura tra qualche anno. Anch'io, sì, sì. Vogliamo ricordare anche chi sono, diciamo, gli attori del collettivo Colbacco. Li ricordo e li saluto tutti, quindi salutiamo Guido Santarelli, Zaffo, ma il signor Kurz, Marco Durante, il fuoriclasse, il top player del vino naturale italiano, e i ragazzi di Lumiluna, grandissimi, bravissimi vini, bravissimi, da seguire, perché comunque fanno dei vini pazzeschi, strepitosi, sì, strepitosi. E questo è il collettivo Colbacco, sì, un collettivo composto da persone vere e da grandissime menti. Quindi, sì, ragazzi, che dire, non c'è. Beviamo, festeggiamo. Beviamo alla salute dei ragazzi. Umbria, comunque, e soprattutto quando si va a trovare Guido, le cose buone non mancano. Non mancano mai, un'ospitalità pazzesca. Ragazzi, quindi il consiglio è di bere il quarto protocollo, anzi, una bottiglia, berla subito, una di lasciarla in cantina e basta, ragazzi. Cheers. Ci vediamo alla prossima. Cheers.